13 anni di esperienza in allenamento e vedo che posso riunire gli errori principali in tre macro gruppi. Il primo errore principale è l'esecuzione. Cosa vuol dire? Che non si ha una base teorica di quello che dobbiamo fare. Ho visto che di media non si hanno dei passaggi in mente di come si esegue un esercizio. Questo è il nostro primo compito. Conoscere quello che dobbiamo fare. La seconda categoria di errori che vedo fare è quello di non avere un'esecuzione omogenea, quindi la velocità. Mi capita spesso che mi si dica che un'esecuzione vada fatta magari in modo esplosivo, in modo negativo. Il primo passo che dobbiamo avere è quello di avere un'esecuzione pulita e omogenea in tutte le fasi e solo successivamente possiamo concentrarci magari a fare delle negative, però da qualche parte dobbiamo partire a costruire queste fondamenta. Il terzo errore: non si tiene conto di come gestire il carico. Il primo step è quello di dividere le nostre intensità in tre categorie: intensità media, intensità alta ed intensità ad esaurimento. Quindi l'intensità è l'ultima. Spero questo spunto ti sia stato d'aiuto per portarti a un allenamento più di qualità.